sorpresa mais linda che ho ricevuto. Ottimo, ottima idea come regalo di Natale. Adesso vi metto il tag. Sono bowl di coco, chicchissimi, cannuccia di bambù, bellissimo. Finta di Fenty che avevo già preso settimana scorsa, sono andata da Sephora apposta per rendere, sono andata dritta da Fenty perché so che lì hanno una carrellata di colori, quindi azzecchi subito il tuo colore. Di make up hanno letto i miei pensieri perché avevo bisogno di un eyeliner non in pennarello, perché io faccio veramente fatica, mi esce tutto storto, quindi stavo proprio cercando uno così, proprio col pennello. Ma suggerimenti regali: Hourglass, questo kit di rossetti, uno è nude e l'altro è questo rosso intenso, bellissimo. Un trio di tonics della Pixi, io conosco già quello al glicolico, qui c'è uno esfoliante che sarà al glicolico secondo me, sì, glicolico, uno lenitivo e uno il base di questo panettone non panettone che contiene la acqua micellare, maschera, crema, patch per gli occhi e crema per gli occhi, conosco già tutti, molto buoni. Ovviamente anche questo da appendere sull'albero. È di Kat Von D, un kit con un mini rossetto liquido che è un rosso matte e un mini mascara, soprattutto questo era per l'olio. Anche questo è interessante, lo proverò subito, è uno spray SPF 30 con anche probiotici, prebiotici, estratto di maracuja, interessante. Jo Malone, nuovo, Poppy and Barley. È molto fresco ma allo stesso tempo flowery, quindi sa di fiori freschi. Can.